Salve a tutti amici, io invece sono qui ad analizzare un video che ho appena visto, è quello di Marco Togni, quello che riguarda che si mangia le cavallette ragazzi, le cavallette. Io un video del genere non l'ho mai guardato. YouTuber simpaticissimo per alcuni, commenti più o meno esileranti, qualcuno che incita sempre con qualche brutta parola, qualcuno invece che dice qualcosa di più bello, ma al di là delle sterilità di alcuni commentatori, perché ci sono quelli che secondo me se a te non ti piace un video, al limite non lo guardi, oppure se lo vuoi vedere, lo vedi, lo commenti, ma in maniera civile, credo, almeno questo che sia il mio punto di vista, ovviamente. Infatti vado a commentare civilmente quello che ho visto. Personalmente mi lascia un po' a schifo mangiare la cavalletta, perché effettivamente come l'autore del video, come Marco Togni, effettivamente ha detto che fa schifo poi come sapore, almeno credo, dalla visualizzazione del video, ha dato questa sensazione che la cavalletta fa schifo. Fa schifo, sì, la cavalletta fa schifo fondamentalmente. Io non l'ho mai assaggiata, sinceramente, e non so se l'assaggerei mai una cosa del genere. Lui bisogna darne atto che è stato un grande, che l'ha mangiato comunque anche se effettivamente fa schifo. Ora, l'avrà fatto per avere più notorietà? L'avrà fatto perché gli piaceva farlo? Questo lo sa lui, è affari suoi, come si suol dire. Però, ripeto, è stato coraggioso che l'ha mangiato. Io, personalmente, parlando, non lo farei. Ma lo dico davvero, wow, lo dico davvero che non lo farei questa cosa. Ma al di là di me, un video fatto molto bene perché effettivamente arriva a riprendere un prodotto che arriva dall'Estremo Oriente. Credo che l'abbia, immagino, questo l'abbia ripreso per posta. Io non so se vive in Giappone o meno, questo lo sa lui. Ma ripeto, un video che effettivamente, rispetto magari a tanti altri, è più particolare di altri, senza dire né brutte parole né altro, ma vedere direttamente quello che lui ha fatto, ha mangiato le cavallette, cosa che io mai farei, sinceramente. Però, ripeto, è stato un grande da questo punto di vista. Gli faccio un saluto a lui e un saluto a tutti voi. Se potete, seguiteci sul nostro canale. Se potete, bau bau. E se no, fate come volete, fate come vi pare. Se volete darci un like, ce lo mettete. Se non ce lo volete mettere, ce lo mettete. Se non mettetelo a Marco Togni, perché continuate a seguirlo, che è davvero molto interessante, soprattutto per le questioni culinarie giapponesi. E che vi devo dire? Buona giornata a tutti voi! Bye!